Ok. Generation, Next Generation Fest, qui al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, ai microfoni di Toscana.it con Simone Gheri, direttore di ANCI Toscana. Allora, parliamo dei progetti per i giovani, a cominciare da ANCI Giovani, ma anche proprio a tutto quanto l'aspetto legato alla formazione degli amministratori under 35. Allora, intanto ANCI Giovani è proprio una, come dire, un raggruppamento di giovani amministratori al suo coordinatore, che è la sindaca di Ponsacco, e quindi lavora e raggruppa tutti gli amministratori, consiglieri, assessori, sindaci under 35, e fanno un lavoro, una discussione, sviluppano temi e quant'altro, e poi portano anche a livello nazionale, perché anche a livello nazionale c'è ANCI Giovani. Dall'altra poi c'è la fondazione che abbiamo fatto insieme al Consiglio regionale della Toscana, dedicata a Alessia Ballini e dedicata alla formazione per i giovani amministratori. In questo momento, per esempio, la prossima settimana, il 30, faremo una giornata di formazione ai giovani amministratori del comune di Siena, cioè andiamo direttamente in comune, e così come tante altre cose dedicate ai giovani amministratori. E chiaramente partiremo ancora più in pompa magna, passatemi il termine, e con numeri più grandi dopo le elezioni di primavera. E in ultimo, i giovani noi li coinvolgiamo in tutte le attività che facciamo legate al servizio civile e legate alle botteghe della salute, cioè le botteghe che servono ai luoghi più disagiati, più periferici, più lontani. Noi mettiamo a disposizione giovani che sono disponibili a lavorare, a fare un'esperienza di un anno in un comune, li mettiamo a disposizione delle persone che non hanno proprio il massimo, come dire, della familiarità con tutti gli elementi legati al digitale. Delle botteghe della salute, possiamo ricordare insomma quante sono, dove possiamo trovarle, diciamo anche su internet? Sì, su internet ci sono, c'è sul nostro sito, sono in 48 comuni, se non ricordo male il numero, e sono cofinanziate dalla regione e dai comuni, e sono a disposizione per fare SPID, per fare l'attivazione della tessera sanitaria, per fare tutti quei servizi che le persone più anziane, perché non hanno familiari o perché non hanno gli strumenti, non riescono a fare. Cioè è un punto d'avanguardia. Ieri ero a Castellina Marittima e i sindaci mi hanno detto: oh, mi raccomando, nel 2024 le botteghe della salute rifinanziatele e consentitele, perché per noi sono fondamentali.